Eccoci qua, questa straordinaria canzone per introdurre il nostro prossimo ospite, Maurizio Fabrizio, benvenuto a Radio Yes. Grazie, ciao, ciao a te, ciao a tutti. Allora, alla Sala Umberto, 5 lunedì di fuoco, perché sì. Esatto, questo spettacolo, come lo vogliamo chiamare, questo happening. Un happening nella memoria. Esatto, l'arte dell'incontro, l'hai un po' chiamato così. Sì, da una famosa frase di Vinicius de Moraes, il famoso poeta brasiliano, che era la vita e l'arte dell'incontro. Io ho preso a prestito la seconda parte per parlare appunto di questi 40 anni di mio lavoro, di mia carriera e di tutti gli incontri che ho avuto con gli artisti, con i miei colleghi, con la musica stessa. Devo dire, a beneficio dei nostri ascoltatori, tu hai lavorato, hai fatto musica con i più grandi artisti italiani e internazionali, e sì, dico solo Ornella Vanoni, avete sentito Renato Zero, Antonello Venditti, Ramazzotti, insomma, hai vinto tre Sanremo con tre tue canzoni. Sì. Sei la musica, ahimè, perché sono 40 anni di musica, perché il tempo è passato e sono stato anche molto fortunato a lavorare anche con questi artisti, perché sai, l'artista poi l'interprete è il vertice della piramide della musica pop, se poi è quello che dà il valore aggiunto alle canzoni. Ecco, adesso in sottofondo sta andando un altro brano straordinario, Acquarello di Tocchigno. Grande Tocchigno. Ecco, che succede alla Sala Umberto in questi, come l'hai pensata questo spettacolo, ripeto, ogni lunedì per 5 lunedì? Sì, beh, alla Sala Umberto, appunto, lo spettacolo che è stato poi ideato e scritto da Katia Starita, che canterà con me, che poi è mia moglie, e ripercorre appunto questi 40 anni di ricordi nella musica, con spiegando un po' cosa c'è dietro anche le canzoni, come nascono le canzoni e quali sono un po', anche raccontando qualche aneddoto sulle canzoni e sugli artisti. E in più, in ogni spettacolo ci saranno degli ospiti che io ho invitato, scegliendoli, oltre che sono artisti con cui ho lavorato, ma anche delle persone straordinarie con cui sono molto amico e che mi fa piacere avere sul palco. Ecco, stasera esordiscono con te Robby Facchinetti e Albano, se non mi sbaglio. Sì, due amici veramente straordinari, mi fa veramente piacere averli per il primo appuntamento, perché sono veramente molto amico con Albano da più di 40 anni, abbiamo fatto tante cose insieme. Con Facchinetti ci conosciamo da tanto, però specialmente da 2 anni a questa parte, quando insieme abbiamo già fatto uno spettacolo al Festival dei Due Mondi di Spoleto, 2 anni fa, ripercorrendo parallelamente le nostre carriere, cantando insomma le canzoni nostre più conosciute, più fortunate. Ecco, ti posso fare una domanda che ogni tanto mi viene di fare a chi fa musica? Ecco, perché rispetto a... tu parli di una carriera di 40 anni. Sì. Ecco, siamo tutti legati, ancora cantiamo certe canzoni. Sì. Perché oggi non si cantano più i successi del presente? Ma forse perché non ce ne sono, oppure non ci sono non c'è questo tipo di canzoni universali che rimangono nel tempo. E una volta forse si era più portati a scrivere, non so, c'erano delle capacità delle personalità più forti, poi tutto il mondo discografico della canzone ruotava in un altro modo, forse era anche più facile, c'era più lavoro d'insieme, più collaborazione, gli artisti quasi vivevano a stretto contatto con gli autori. Oggi un po' si verifica questo fatto un po' da tanto, che gli artisti, gli interpreti puri quasi non ci sono più, si fanno tutti le loro canzoni, non c'è più un lavoro di equipe che veramente una volta dava dei risultati straordinari. Forse un po' questo, tante componenti come sempre che determinano poi i successi o gli insuccessi
delle canzoni e del modo anche di lavorare. Per esempio, un'altra canzone che a me mi piacque molto, tutta la collaborazione che tu hai avuto con Rosanna Casale. Ah, Rosanna, sì, certo, è stato un bel periodo quello, molto. Grazie, appunto, ecco, questo è un esempio di quello che dicevo prima. Con Rossana si stava molto insieme, lei dava anche le idee agli autori, ai compositori, per dire quello che voleva, quello che chiamava, e quindi insomma era facile che poi venissero le canzoni belle. Quelle che rimangono. Quelle che rimangono, che si canticchiano. Io per esempio, Brividi, tutto quell'album, quel prima se... ecco, adesso di tutti questi successi anche importanti, non so se è la melodia che non aiuta. Ma sì, forse un po' tante cose, come dicevo prima. Chi lo sa, sai, la musica è misteriosa, veramente misteriosa. Basta una componente sbagliata o che manchi, che sia carente, insomma tutto crolla. Per cui ci deve essere la capacità ovviamente di farle le canzoni, di fare dei testi magnifici, delle musiche splendide, e poi che ci sia l'interprete giusto, il momento storico in cui escono le canzoni è importante, insomma tante cose che oggi appunto forse vengono a mancare, anche perché tutti lavorano in solitudine, forse anche per quello. Oh, qui Mirko Bonocore, il nostro regista, sì, ha trovato Almeno tu nell'universo. E che state eseguendo tu e proprio Facchinetti, che avrai ospite questa sera alla Sala Umberto. Ah, sì, sì, la versione di Spoleto. E Sanremo sta per iniziare l'ennesima edizione in cui si dirà tante cose, tante polemiche. Ecco, è un po' come la politica italiana, secondo me, Sanremo. E resiste a se stessa. È un po' sempre uguale a se stessa, in effetti, con le sue polemiche, con i suoi problemi di sempre, perché io da un qualche anno che non partecipo più, però sai, il Festival di Sanremo è stato molto generoso con me, devo dire. Ho partecipato tantissime volte e in varie vesti, ho fatto un po' tutto. 33 canzoni hai presentato, sì, a Sanremo. Sì, credo di sì, non le ho mai contate, ma credo una trentina, sì. E qui Eleonora Silvi della redazione mi ha segnalato 33 canzoni e fantastico. Due primi posti, con Riccardo Fogli e Tiziana Rivale. Sì, esatto, sì. In due anni consecutivi. Sei un affezionato. Sì, molto, anche perché, ripeto, ho fatto Sanremo come corista dell'orchestra, come direttore d'orchestra, come arrangiatore, come tutto, per cui sono un afficionato del festival. E non resta che ricordare l'appuntamento di questa sera, Sala Umberto alle 20:30, 21? Credo 21, sì. Quindi per chi ama la buona musica, per chi ama i vecchi sapori della melodia, e proprio dello stare insieme, sì, credo, esatto, che sia una serata da non perdere. Sì, esatto. Piuttosto che stare davanti alla televisione a vedere niente, suggeriamo un po' di buona musica. Un po' di belle canzoni, sì. Grazie. Grazie a te, grazie a voi tutti. A e stasera, in bocca al lupo per il tuo spettacolo. Ricordo, L'arte dell'incontro, ogni lunedì per 5 lunedì alla Sala Umberto alle ore 20:30. Grazie. In bocca al lupo a Maurizio Crepi. Fabrizio. Crepi, ciao a tutti. Ciao. Buon lavoro. Ciao.